Boia, mi sento anni 90 in questa collanina. Oi, oi. Ciao ragazze, oggi aprirò insieme a voi un pacco molto speciale. È un pacchetto di un brand che molte appassionate di make-up conoscono. Sto parlando infatti di ColourPop. Ho fatto un ordine più o meno una ventina di giorni fa e finalmente è arrivato e sono stata veramente iper contenta che sia andato tutto bene, che insomma non ci siano stati troppi intoppi di mezzo. Cominciamo subito permettendo che, allora, ColourPop è un brand americano e la sua produzione penso che sia a Los Angeles, anche perché sul pacchetto c'è scritto appunto Made in LA. Per quanto riguarda il range di prezzo di ColourPop è basso, sia per quanto riguarda gli ombretti che per quanto riguarda gli illuminanti che per le sopracciglia è veramente basso. Qualsiasi prodotto voi possiate acquistare su ColourPop è veramente eccezionale. Favoloso, veramente favoloso. Ho effettuato quest'ordine e la mia spesa era minima, tuttavia c'è stato un rincaro assurdo delle spese di spedizione. Assurdo nel senso che, abituata a spese di spedizione gratis, mi sono vista 25 dollari di spedizione. Voi direte, grazie al cavolo, se spediscono da Los Angeles e ci sarà un certo prezzo per la spedizione. Già, un mio consiglio è quello o di ordinare prodotti insieme a altri amici, dividervi tra di voi i costi di spedizione, oppure di approfittare di spese di spedizione gratuite, come ad esempio ci sono, mi sembra, in questo periodo. Non so se nel frattempo che sto registrando e tra il tempo durante il quale pubblicherò il video sarà cambiato qualcosa, però adesso ColourPop sta facendo spese di spedizione gratuite. Per quanto riguarda anche la spedizione, una volta che il pacchetto vi arriverà a casa, voi comunque dovrete pagare lo sdoganamento, il maledettissimo sdoganamento. Che la prossima volta starò molto più attenta sia per quanto riguarda le spese di spedizione che per quanto riguarda il conteggio di una quota per lo sdoganamento. Quindi il mio consiglio di dividere il pacco e di fare un ordine insieme alle vostre amiche è più che valido, anche perché insomma l'onere dello sdoganamento purtroppo ci sarà sempre, almeno che non cambi qualcosa a livello commerciale internazionale. Vi consiglio anche di iscrivervi alla loro newsletter, che può veramente essere utile. Ma cominciamo subito con l'unboxing di questa fantavolosa box. Allora, intanto il pack della scatolina è veramente delizioso e all'interno della scatola c'è, vabbè, la ricevuta ovviamente e qualche istruzione su come applicare i prodotti ColourPop. Passiamo alla parte succosa di questo video. Direi di cominciare dagli ombretti. Io ho preso tre ombretti e sono rispettivamente DG e EF. Questo qui è Game Face e quest'altro è Kathleen Lights. DG e EF è arrivato purtroppo un pochino rotto. La fortuna di questi ombretti è... Allora, vi dicevo che la fortuna di questi ombretti è che grazie al cielo non è che siano in polvere, sono delle creme, sono delle polveri cremose. Se vi succede una cosa del genere come alla sottoscritta, basta premere un pochino e tutto ritorna quasi alla normalità, a parte l'arrabbiatura. Non mi fate parlare, non mi fate parlare. Allora, comunque sia, DG EF è questo colore che è una specie di duochrome marrone con dei riflessi verdastri e dorati. Ora vi faccio vedere lo swatch sul braccio. Ed è questo colore qui. Passiamo a Game Face ed è questo arancione molto caldo. E Kathleen Lights è questo colore dorato.
Dopo gli ombretti ci sono stati, ovviamente, no scusate, ovviamente, 4 illuminanti, che sono rispettivamente Hippo, un programma, questo Flexitarian, che amo, alla follia, poi ve lo faccio vedere, Candyman e Monster. Allora, iniziamo da, direi Monster, che è il più chiaro. È di una tonalità veramente chiarissima. E per le carnagioni molto chiare è favoloso. Poi procediamo con Hippo, che è un simpaticissimo colore, un po' violaceo. Questo qui l'ho provato anche perché era arrivato disfatto praticamente, quindi mi son messa lì a premere, a cercare di rivitalizzarlo. Ed è un colore veramente favoloso, che mi sta troppo simpatico. Guardate, è già simpatico sul polpastrello. E eccolo qui. E procediamo con Flexitarian, che è senz'altro il mio illuminante preferito di Colourpop. Ed è di un colore dorato, che è la fine del mondo, è la fine del mondo. Mi ci ricoprirei la faccia con questo. Oddio. È lui. È questo qui. È bellissimo. E questo è Candyman. Pausa bagno, mi sono ripulita sotto il braccio perché vi devo far vedere. Oh! Guapo rossetti! Vabbè, 4 rossetti e un lipstick. E sono questi 4 rossetti qui che adoro. Li ho provati e l'amore. Praticamente è stato l'amore. Sono rispettivamente questo qui, che è Notion, questo qua, che è Viper, questo che è Love Bug, e questo qui, Nude, che è Times Square. E io direi di iniziare rispettivamente da Notion, questo colore qua. Poi questo qui è Love Bug ed è un color mattone, vi faccio uno spoiler. Poi abbiamo Viper, che è un color malva, freddo. E abbiamo l'ultimo, che è un nude ed è Times Square. È un nude molto chiaro, che all'inizio pensavo non mi potesse star bene, però non è malaccio, soprattutto se faccio ad esempio uno smokey eye piuttosto intenso, perché è molto tendente al grigiastro. Questi qui sono i 4 rossetti all'interno dell'ordine. Il lipstick, che adoro personalmente perché dura veramente un sacco e assomiglia in un certo senso a Mer, è nella tonalità Kami. Ta-da! Ed è un rosa antica con una punta di malva, ma comunque molto caldo. Per quanto Maremma, Giova Maremma, scusatemi. Ah, per quanto riguarda i prodotti labbra, sono tutti quanti matte, e per quanto riguarda la durata è veramente fenomenale. Riguarda l'unboxing di Colourpop, è terminato. Allora, i miei consigli sono: comprate tutto, comprate i lipsticks e le tonalità che più vi piacciono, perché ve ne innamorerete, e il prezzo è veramente irrisorio, mi sembra che costino $5 ciascuno. Non abbiate paura se i prodotti arrivano con qualche crepa o un po' disfatti, perché basterà
spremere con il polpastrello con le dita all'interno del contenitore della cialda e tutto ritornerà a posto senza problemi e il prodotto sarà usabilissimo. Fate l'ordine quando ci sono le spese di spedizione gratuite o fate l'ordine in compagnia di qualche amica, qualche vostra collega o qualche altro appassionato di make up, perché ci saranno comunque sia o le spedizioni o le spese di spedizione da pagare o lo sdoganamento del vostro pacchetto. Spero davvero che questo video vi sia stato utile, vi sia piaciuto e che vi abbia tenuto compagnia. Grazie mille per essere arrivati fino a qui e se non l'avete già fatto iscrivetevi al mio canale, il mercoledì riceverete sempre video make up o video inerente al tema fashion e domenica ci sarà video tema viaggi, quasi esclusivamente tema viaggi. Se questo video vi è piaciuto vi invito a mettere un pollice in su, grazie mille per avermi guardato e mi farebbe molto piacere che mi lasciaste qualche commentino qua sotto con qualche consiglio, con qualche domanda, qualsiasi cosa vi venga in mente. Vi mando un grandissimo bacio e ci vediamo domenica bellissimi, ciao ciao! Ah, e se non l'avete già fatto guardate il mio blog che è everydaycoffee.it, ciao ciao!